il comune come soggetto deputato a regolamentare alcune cose, poi ne parleremo con più cura più tardi, e la SGR che è il soggetto che è autorizzato alla gestione dell'impianto e all'upgrade, al cambiamento di tecnologia dal biogas al biometano. Non sono soggetti, non dobbiamo vedere questi quattro soggetti, parlo in maniera impersonale, però posso assolutamente identificarmi in quello che ci compete, ovvero nella casella del comune o comunque più che comune ente o enti autorizzativi per l'impianto. Non dobbiamo vederci assolutamente come sezioni contrapposte del problema. Io lo chiamo problema, però già se lo chiamiamo problema, e tutti abbiamo ovviamente coscienza di quello che vuol dire questa parola, secondo me già gli diamo un'accezione, già, siamo tutti parte in causa che dobbiamo e vogliamo migliorare, tutti quanti, perché se ci poniamo in maniera o in contrapposizione rispetto agli altri soggetti, un'espressione che spesso si usa e che vorrei ripetere è che è una battaglia fra poveri, non andremo da nessuna parte, quindi dovremmo cercare di trovare una soluzione che sia come si dice win-win, ovvero dove le possibilità di vantaggio esistono da tutte le parti, perché di questo si tratta. Altrimenti se vorremmo in ogni caso contrapporci, secondo me avremo più problematiche che opportunità. Comunque questo lo valuteremo insieme. È un qualcosa, come sapete benissimo, nelle ultime settimane io sono, come vedo altri due colleghi della campagna elettorale, sono reduce appunto dalla campagna elettorale, e il problema biogas o biometano non è praticamente quasi mai emerso, tranne una serata, se ricordo bene, alle Bucoliche, dove c'era una riunione appunto con gli operatori agricoli ed è venuta fuori la questione del biometano. Però era un qualcosa che diciamo così era abbastanza latente e non era considerata come un qualcosa che dovesse mutare la situazione, lo status quo. Sta venendo fuori, stiamo cercando di valutare bene, e lo faremo con voi, e cercheremo di recepire e portare a casa tutte le osservazioni che saranno utili per poter fare una delle poche cose che possiamo fare, ovvero le opportune osservazioni in conferenza dei servizi per esprimere quello che è il nostro giudizio in virtù di una autorizzazione regionale, che però prevede un giudizio da parte del Comune di Osimo, sarà molto più completo, molto più esaustivo Paolo poi nella sua esposizione, e ovviamente non ci lasceremo sfuggire questa occasione, proprio perché vogliamo cercare di portare a casa il miglior risultato possibile, che non vuol dire che si vince 4-0.